Se una via deve rispettare la memoria storica, io credo che per la cultura italiana, anche per ricordare il male che ha fatto, probabilmente io non sarei contrario ad un'intitolazione a Bettino Craxi. Domenica 19 gennaio ricorre il ventennale dalla scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, Bettino Craxi. A Milano, sua città natale, si è accesa una discussione sulla possibilità di intitolargli una via o una piazza. Siamo stati in Piazza Duomo al numero 19, sede storica del suo ufficio, per chiedere ai milanesi che cosa ne pensano di questa iniziativa. Qual è il suo ricordo di Bettino Craxi? Di un uomo sfortunato. Fortunato nel raggiungere il potere cioè aveva poco come percentuale di votanti, raggiunse il potere in maniera molto furba e poi, vabbè, sfortunato. E lei sarebbe d'accordo a intitolargli una via? Why not? Cavoli, lavorava lì, era lì il suo ufficio, andava su, poi abita vicino a casa mia in via Foppa. Altro che, se mi ricordo, ho visto proprio ieri il film Mamet. E qual è il suo ricordo di questo personaggio politico? Beh, insomma, era una persona piena di sé, arrogante, però insomma sicuramente aveva carisma. Poi si è lasciato coinvolgere anche lui in quel malaffare che circolava in quegli anni nel mondo della politica. In questi giorni, a 20 anni dalla scomparsa, si parla dell'idea di dedicargli una via. Lei cosa ne pensa? No, io non sono d'accordo, perché una persona comunque condannata in via definitiva non può essere titolata per dedicargli una via. Conoscete Bettino Craxi? Certo. Sì. Cosa ricordate di lui? Aveva lo studio in Piazza Duomo e varie testimonianze hanno confermato che quando portavano le tangenti salivano allo studio di Craxi in Piazza Duomo, esattamente non so se lì o lì. E nel 92 di fronte al Hotel Raphael gli hanno tirato delle monetine addosso. Se una via deve rispettare la memoria storica, io credo che per la cultura italiana, anche per ricordare il male che ha fatto, probabilmente io non sarei contrario ad un'intitolazione a Bettino Craxi. Cosa ricordi di lui? Il fatto che è stato accusato per aver preso delle tangenti, è appena uscito un film che si chiama Mamet. Si sta parlando in questi giorni dell'idea di potergli dedicare una via qua a Milano. Tu saresti d'accordo? Sì, perché ha fatto parte della storia della nostra Repubblica e soprattutto è anche grazie a lui che abbiamo scoperto dei volti del potere di cui non eravamo a conoscenza. Lei si ricorda di Bettino Craxi? Sì che mi ricordo di Bettino Craxi. In questi giorni si parla dell'idea di dedicargli una via qua a Milano. Lei sarebbe d'accordo? Non saprei, direi di no, per me no. Allora, all'epoca sembrava colpevole, adesso sto un po' rivalutando la figura, ecco, perché col senno di poi tutte queste cose che sono successe anche dopo, diciamo, non è stato certamente una cosa risolutiva e migliorativa, per cui... In questi giorni si parla dell'idea di dedicargli una via qua a Milano, lei sarebbe d'accordo? Io sì, sarei d'accordo, anche se non sono di Milano, però appunto con l'uscita del film a Mamet, la figura di Craxi si sta rivalutando, se vogliamo, tra virgolette. Colpevole sì, ma forse con qualche giustificazione. Comunque la via, perché no? Mi ricordo che abbassò l'inflazione, il PIL esplose, però non è affatto vero che la spesa pubblica esplose per effetto delle ruberie, o quantomeno non solo. La spesa pubblica esplose soprattutto per effetto dell'aumento dei tassi di interesse dei titoli di Stato italiani. In questi giorni si parla dell'idea di dedicargli una via a Milano, tu saresti d'accordo? D'accordissimo. Averne, come si dice a Milano, in Schiwegen di politici come Craxi, basta vedere i buffoni che abbiamo adesso. E non aggiungo altro, sennò poi mi devi tagliare.